Ciao a tutti, ben ritrovati qui su Harry Potter e il prigioniero di Azkaban per PlayStation 2. Nello scorso episodio siamo caduti dentro al platano picchiatore e adesso dobbiamo addentrarci nel dungeon del platano picchiatore per arrivare naturalmente alla Stamberga strillante. Oh, ah sì, questa parte è mezza buggata, non c'è suono, va bene, non importa. Purtroppo ascolteremo solo musica e oh my. Ok, ecco che arrivano. Allora, abbiamo bisogno del character craft room. Quindi, vai. Per qualche strano motivo, determinati suoni qui non funzionano. Però, non dovrebbe essere complesso. Ci basterà... levati dalle balle. Lol. Harry, rialzati. Harry, rialzati. Ok, hanno tolto gli scudi. Hanno tolto gli scudi. Harry, rialzati. Harry! Ok, ce l'abbiamo fatta. Una gelatina. Credo che qui il metodo migliore sia andare a destra e manca e sparare flippendo a più non posso. Prendere le eventuali gelatine naturalmente. Perché da quel che vedo, beh, gli avversari corrono di qua e di là e ci lanciano un sacco di parole puzzole che sono alquanto fastidiose. Poi se siamo forzati li colpiamo da dietro, non c'è neanche bisogno di usare il carpo retractum tipo. No, infatti qua è chiuso, vai. Vai, colpisci, 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 colpisci. Aia, Harry. Hermione, pensaci tu! Vai! Ok, sì. Vediamo un po'. Aia, Hermione, non colpire me, per favore! Carpere Tractum! Ops, mi hanno colpito. Aia. Ne rimangono tre, ma saranno i più fastidiosi da battere. Ne sono quasi sicuro. Perfetto, questo è quasi andato. Ne mancano veramente pochi. Pensaci tu, Hermione, mentre io li distraggo. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta, mi sa. Allora, qui c'era un... esatto, qualcosa da da prendere. Perfetto! Ora non c'è più nessuno, vero? Direi proprio di no. Qui cosa abbiamo? Niente. Nessun passaggio segreto, niente di niente. Possiamo proseguire. Vediamo un po' quella prossima prova. Ok, qui ci serve il Glacius. Tenete conto che i vostri personaggi non utilizzeranno incantesimi del tipo Glacius. I vostri compagni utilizzeranno soltanto incantesimi del tipo flipendo, cioè l'unico incantesimo che saranno, quindi dovrete essere sempre voi a cambiare personaggio e a destreggiarvi tra i vari incantesimi. Allora, per capire come batterli, insomma. Perfetto, intanto ghiacciamo questo qui che è piuttosto fastidioso. Vai, ce l'abbiamo quasi fatta. Perché non crolla? Ok, perfetto. Ora io ovviamente controllo sempre qui delle robe perché a parte che possono ripristinare vita, possono dare anche gelatine che ci saranno decentemente utili, soprattutto per le missioni secondarie di Ron. Allora, qui serve il carpere tractum. Vai. E lì vedo altre salamandre di fuoco, quindi siamo ben attenti e pronti. Ok. Però peccato però che sia buggato e che non si senta l'audio. Ho provato a ricaricare, eccetera, eccetera, rimaneva sempre con questo audio sballato. Quindi alla fine mi sono detto pazienza, non facciamo così l'episodio. Spero che in futuro torni l'audio delle voci. Perché dei suoni, perché è brutto così. Insomma, un pochino bruttino. Sconfiggiamo la prima salamandra, sconfiggiamo anche la seconda. Ce ne sono ben quattro qua. Va bene. Vai. E ricordiamoci di spegnere anche il fuoco, perché se non lo spegniamo arriveranno salamandre infinite, tipo, mi pare. Ok, vai, ghiacciamo tutto e tutti. Ok, flippendo. Ottimo. Vai. Aia, forse non ce la puoi fare. Aia, certo, se non lanciassero una palla di fuoco ogni 5 secondi sarebbe anche più semplice. Sì, mi faccio colpire perché mi sbrigo prima. Oh my. Ok, 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 mi rimane veramente pochissima vita. Via, 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 via. Meno male che gli incantesimi di Harry non mi fanno male. No, Harry, vai. Ok. Perfetto. E Glacius, che adesso manco si sente più. Ok, preferisco fare così. Perché... sì. Cioè, evitare è quasi impossibile, quindi sinceramente preferisco farmi colpire, utilizzare la pozione e continuare, faccio prima. Perché se ogni volta devo pensare a evitare i nemici, poi perdo la mira e per riprenderla ce ne vuole di tempo. E quindi mi colpisco di nuovo comunque. Tanto vale non perdere la mira, no? E proseguiamo. Allora, scendiamo e vediamo un po' dove ci si arriva. Ok,
finora niente di complesso, devo dire. Tra l'altro ricordo che nella versione per PC, quando c'erano le salamandre di ghiaccio e di fuoco, c'era praticamente una specie di bug, secondo me grafico, non so, faceva frizzare il gioco, naturalmente, perché non può che non frizzare con il Glacius, non può frizzare con un altro incantesimo che non sia Glacius. Naturalmente cambio personaggio nei 5 secondi per perdere la... fa perdere l'allentamento ai mostri. Però purtroppo Harry mi sa che ha perso i sensi, vero? Sì, allora, se Harry ha perso i sensi ho bisogno di Harry, però. Perfetto. Ho veramente bisogno di Harry perché... non tengo la pozione. Per un semplice motivo. Ho bisogno che lui lancia flipendo mentre io li distraggo, perché sennò qua non ci svegliamo più. Harry! Vai, devi lanciare flipendo. Vai. Forza. Uno, due, tre. Perfetto, meno uno. Ancora un altro. Vai. Perfetto, abbiamo fatto? Direi proprio di sì. Allora, la pozione, il veleno non è infinito, quindi... però, vabbè. Possiamo utilizzare, ne abbiamo 8 di antidoti al veleno, quindi non c'è alcun problema. Vai. Uno. Niente più veleno. E due. Pozione. Perfetto, rimettiamoci i flipendo e il glacius. E abbiamo fatto. Ok. Ora, se non ti dispiace, Harry, è il momento di vedere un po' che cosa c'è qui. Tipo gelatine, no. E qui? Ah, non sapevo. Proseguiamo. Prossima zona? Sinceramente non lo so. Ok, altre zone flipendo, perfetto, mi servivano. Hermione già tira incantesimi, io non posso. Però Hermione si avvicina è meglio. Non credo che da qui riesco a beccarli. Hermione? Sì, vabbè, siamo a posto. Scusami, non per qualcosa, Hermione, ma... ok, se non ti avvicino io, non ti sbrighi, vero? Vai, ci servirà il reparo, quindi mettiamocelo pronto. Alla mano e il reparo. Perché dobbiamo portare questa cosa qui per salire. Ok, Harry naturalmente anziché lanciare incantesimi è rimasto qui senza far niente. Proviamo a lanciare i... cosi qua, i carte tratto. No, non ce la fa. Ok. Ok, Harry rimane lì. Sconfiggi quei cosi mentre io lo prendo gelatine, se non ti dispiace. Perfetto, e anche pozioni, ottimo. Uno, due. Poi c'è questo. Sì, Harry, pensaci tu. Allora. Vai. Vediamo un po' se Harry ce l'ha fatta da solo a sconfiggerli. Quasi. Portiamoli da dietro. Perfetto. Quelli con lo scudo sono imbattibili quasi. Però finché sono girati Hermione può colpirli lo stesso. Hanno proprio preso di mira Harry in maniera eccezionale. Ce l'abbiamo fatta. Credo che questa sia l'ultima zona. Quindi mettiamoci Harry. E prendiamoci una pozione. Beh, non dovrebbero esserci altri boss, tipo. Ok, vai. Portiamo il baule di là. Hermione, aiutami. Grazie mille. Come potete vedere, la musica si è fermata, quindi significa che non ci sono più pericoli. Io mi chiedo come abbia fatto round tutto da solo. Vabbè, comunque. Perfetto, Harry. Puoi salire e premere il tasto, se non ti dispiace. Fai un bel favore. Yuhuu, andiamo da Ron. Mi facciamo forziere? Assolutamente no. Ok, caricamento, vediamo un po' se torna l'audio. La galleria. Sì. Platano picchiatore all'interno della stamberga strillante. Harry scoprì che il cane nero era in realtà Sirius Black e che Black non aveva intenzione di uccidere lui, ma stava cercando di vendicarsi di Peter Venus. L'uomo che in realtà aveva tradito i genitori di Harry per servire Voldemort. No! Può andare ad Azkaban. Ok. Trama raccontata molto molto in maniera riduttiva, ecco. Mentre conducevano Minus a Hogwarts, comparve la luna piena e il professor Lupin si trasformò in un lupo mannaro.
mi date l'expecto patronum già equipaggiato o no? Tanto per sapere. E Hermione se ne va naturalmente. Allora, stipendio. Ah, devo portare via Sirius. Ok, non mi avevo neanche ripristato la vita. Pensavo di dover usare l'expecto patronum. Va bene. Spero che la vita di Harry riesca a resistere per tutto il tragitto, visto che è già metà. Forza! Ce l'abbiamo quasi fatta. Ecco. Velocemente stanno per prendere Sirius. Ok. Ok, quando poi le forze tolgono di più la vita di Sirius che quella di Harry? Non lo so, ma non tolgono proprio la mia. E non posso prendermi pozioni. Ok. Siccome non posso prendermi pozioni, mi sa che dovremo ripeterlo. Perché lì di là vedo un altro dissennatore che rompe. Quindi teniamoci su questa strada. Forza Harry, si sta avvicinando. Ok. Forza Harry, teniamoci qua. Ok, perfetto. Posso prendermi una pozione? Tanto per? Perché non voglio morire? Per ripetere tutto? Perfetto. Ok, fatemi prendere questa pozione. Sì, lo so, hanno vita, Hermione è cosa, ma anche io ho vita, quindi... Ok, ho bisogno di... Sbrigati a prendere una pozione, Harry! Boom! Vai! Vai! Devo sconfiggere tutti, credo. Pam! Hermione è proprio KO, quindi... Via. Tu sta lontano da Sirius. Perfetto, posso muovermi? No, non posso muovermi. Va bene. Beccati questo dissennatore. Anzi, disseccatore. Ok. Forza. Boom. Non so se effettivamente Sirius qui deve perdere tutta l'energia affinché si possa andare avanti, però io continuo a usare gli expecti patroni, non si sa mai. Vai. Boh, non l'ha neanche colpito. Cioè, proprio di fronte sono stato. Ok. No, lascia andare Sirius. Ok. Vattene via. Brutto dissennatore. Sirius Black temeva che il suo destino si compisse al settimo piano della Torre Ovest. Harry e Hermione si risvegliarono nell'infermeria, ansiosi di spiegare a Silente ciò che era successo. Professore, Black sta dicendo la verità. Innocenti, professore! Credo a ogni parola che dite, ma non c'è niente che io possa fare. Quello che ci occorre è più tempo. Hermione capì immediatamente. Silente stava dando loro il permesso di utilizzare la giratempo, che lei aveva usato durante l'anno per seguire più lezioni allo stesso tempo. Dopo aver liberato Fierbecco, Harry e Hermione si nascosero nella boscaglia nei pressi del lago. Mentre il momento della cattura di Black da parte dei dissennatori si avvicinava, la mente di Harry lottava con la visione dell'immagine surreale e della spettrale creatura che aveva visto sulla riva del lago. So che può sembrare assurdo, ma credo che fosse mio padre. Era ora che il Salvatore apparisse, ma nessuno sarebbe corso in suo aiuto questa volta. E poi fu tutto chiaro. Non aveva visto suo padre, aveva visto se stesso. Io devo salvarli!
Credo che devo semplicemente sconfiggerli. Uno a uno. Sì. Può diventare un cervo di già. Carica! Boom. Che figata! Carica! Va tutto rallentatore, non capisco un tubo, però è veramente una figata. Per comandare il cervo. Vai! Credo che ne sconfiggiamo. Dobbiamo sconfiggere un tot per poter continuare. Ma forse dobbiamo farci strada fino ad arrivare da Sirius? Sinceramente non lo so. So soltanto che comunque se ne sono di meno. Quindi continuiamo a fare carica. Vai. Prima o poi. Ok. Riusciremo ad alzarci un pacco, credo, prima o poi. Vai. Oh. Il Sirius sta proprio morendo, quindi fatemi passare, grazie. Ok, perfetto, ce la fai ad arrivare fin là? No! Quindi se non ce la fai ad arrivare fin là, devo semplicemente sconfiggerli, continuare così? Non credo ci possa fare game over qua. Mamma mia, quanto va lento! Lag! Vai, beccali tutti! Harry? Non per qualcosa. Vuoi sbrigarti a fare la tua messa finale? Forza! Se non ricordo male, bisogna solo sconfiggerli. E basta. Tutto è impossibile, anche perché con questo lag. Perfetto. Allora, vedete, c'è la barra di vita dei dissenatori. Dimmelo prima. Vai. Carica. Non ero uscito prima la cosa che bisognava tenere premuto il tasto per potenziare il Patronus. Vai. Ok, no. Scusate, potete morire tutti. Ermione. Vai. Boom. Vai. Allora vai. Allora non riesco a capire cosa diavolo devo fare. Cioè questa cosa l'ho superata già, perché questo gioco già l'avevo finito. Però finalmente. Devo arrivare fino a... Vai. Ok. Vai, Ermione già non c'è più. Perfetto, potenziamento massimo. Caricati. Io non lo so. Potenziamento massimo. Ce la posso ancora fare. Devo solo capire quello che devo fare. Vai. Forza, arrivo da Sirius. Perché non arrivi da Sirius? Vai. Si ferma sempre. Vabbè, questo non arriva a Sirius neanche domani. Vai, sconfiggi questo. No, dai, perché ci fai disegnare davanti alle scatole? Ok. Vai. No, non rompete le scatole. Vai! Non ce la fa, non arriva. Vai. Vai. Ma perché si ferma? Vai! Ma dai! Oh mio Dio. Ce la faremo, ragazzi. Sono sicuro che ce la faremo anche con questo lag. Alla faccia del lag. Spostatevi. Carica 2. Carica 3. Ah, meno 1. Vai. Boom.
carica 2, carica 3. Perfetto. Vai. Carica 1, carica 2, carica 3. Perfetto. Finché c'è un varco ce la posso fare. Vai. Carica 1, non toccare nessun dissennatore. Carica 2, carica 3. Ok. Vabbè, questo non resiste neanche un turno. Almeno ne ha distrutto uno. Questo sarà il più complesso, ragazzi. Perché? Perché è l'ultimo e si sta morendo. Carica 1. Ok. Dai, vi prego, dissennatori, non muovetevi e non andate al centro, non rompete le scatole, che questo veramente è l'ultimo. Carica 1, e non voglio ripetere, carica 2, carica 3. Ah, oh, ancora. Perfetto. Mamma mia. Grazie al cielo, è finita, mamma mia. Credi che Sirius sia lassù? Si sta uscendo dal castello. McNair, il boia, è andato a chiamare i dissennatori. Uno di noi deve condurre Chiarobecco a quella torre. Perfetto, ragazzi, ma lo faremo... Ah, no, è a tempo. Ma dai, è a tempo. Vabbè, volevo dire lo facciamo nel prossimo episodio, ma no, non possiamo, perché ho tempo. Non ho neanche il tempo di... Dove devo andare? Ho capito, Hermione, ma Chiarobecco non risponde ai comandi. Forza, qual è la torre? Qual è la torre, vi prego? Allora, una torre. Qui non vedo torri. Ah, eccole, quella lì. L'unica torre dove ci si può... dove c'è la luce. No, 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 non fare cavolate, Chiarobecco, e cadi qua. Non potrò mai ringraziarti. Sali, non abbiamo molto tempo. I dissennatori stanno arrivando. Vai! Ci rivedrai. Sei davvero il figlio di tuo padre. Bella la musica. E così Sirius scomparve dietro la luna. Nessuno a Hogwarts seppe la verità su ciò che accadde la notte in cui Sirius, Becco e Minus scomparvero, a parte Harry, Ron, Hermione e il professor Silente. Sono certo che saprai sfruttare al meglio l'ultimo giorno dell'anno scolastico, approfittando per salutare gli amici più cari e portare a termine... Ma certo! Vinceremo noi. Ora, quindi dobbiamo parlare con Silente per, ovviamente, completare il gioco. Ma naturalmente, allora, qui siamo a 300 punti contro 273, quindi comunque vada abbiamo vinto. Ma nel prossimo episodio affronteremo le missioni secondarie di Harry, Ron e Hermione, per cui non perdetelo, lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto. Ciao!